Gianlorenzo Blengini, la maniera migliore per arrivare ai playoff. Oggi la partita non contava dal punto di vista della classifica, però abbiamo visto una squadra che ha giocato davvero bene, un'ottima prestazione, 11 vittorie consecutive, adesso si volta pagina, ma insomma la squadra è in salute. Ma sì, credo che non ci fosse bisogno della partita di oggi per confermare, stabilire che la squadra è in salute. La squadra, secondo me, ha fatto un ottimo campionato, perché un campionato dove perde solo due volte e soprattutto tutte e due al tie break credo che sia indicatore di come la squadra ha avuto come qualità principale quella della continuità, anche con sestetti diversi, anche con rotazioni, anche in momenti in cui alcuni giocatori non stavano bene, non tutti erano disponibili. Quindi credo che la squadra lo abbia dimostrato non solo stasera ma nel corso di tutta la stagione. E questo ci fa molto piacere, però adesso c'è da voltare pagina, insomma, perché inizia un nuovo campionato, si parte da zero e inizia il playoff giovedì, e noi dobbiamo pensare a quello esattamente come abbiamo fatto in ogni gara. Si pensa alla partita successiva, punto e basta, poi dopo si procede. Innanzitutto una soddisfazione comunque aver battuto Trento quest'anno, no? Sì, bisogna essere onesti, insomma, a Trento mancavano tre giocatori importanti, insomma, Lanza, Colaci e Diuric sono giocatori che insomma non devo presentarli io, sono giocatori molto, molto importanti, però insomma io al di là del risultato, che in questo senso se vogliamo è poco significativo, dal punto proprio di vista statistico è importante, perché fare un girone di ritorno nella Superlega italiana qualitativamente così competitiva senza mai perdere una partita, credo che insomma questi complimenti che tutti ci fanno da questo punto di vista li prendiamo molto volentieri, anche se poi, ripeto, giriamo pagina. Però è importante, ripeto, rispetto alla partita di stasera, soprattutto sottolineare la nostra prestazione, al di là poi della prestazione di Trento, che secondo me ha fatto anche una buona gara, però è chiaro che insomma, non si regalano tre titolari a tutti, ecco, quindi bisogna anche essere onesti in questo senso. Però al di là di questo, che a me mi piace sottolineare la prestazione della squadra, la squadra che è entrata in campo con la solita voglia di vincere, pensando molto a giocare bene la palla quando ce l'avevamo noi, e questo è importante in funzione anche della crescita della squadra in prospettiva playoff. C'è grande entusiasmo intorno alla Lube, abbiamo visto oggi 4.000 spettatori, davvero c'è grande attesa per questo finale di stagione. Ma questo è fantastico, perché il palazzetto così è veramente un piacere starci dentro, non solo giocarci, proprio starci, viverlo, respirarlo, muoversi dentro, è veramente eccitante, entusiasmante, e quindi questo non ci può fare che bene. Non possiamo far altro che ringraziare tutte le persone che vengono, ci sostengono con un calore incredibile e che ci serviranno per darci la spinta di cui abbiamo bisogno per fare il nostro miglior playoff possibile. Grazie.